Ciao a tutti, come state? Bentornati in un nuovo video. Oggi è venerdì, è già mattina, sono le 9 e un quarto e sono parcheggiata. Sto aspettando mia nipote perché adesso vi dico cosa faremo. Allora, oggi mi incontro con mia nipote, andiamo al mercato di Bologna e poi andiamo a fare altri giri, comunque mi porto con noi perché lei è invitata a una festa e deve cercare un paio di scarpe, quindi volevo un consiglio e quindi io l'aiuterò. E poi io, sapete quanto amo i mercati, trovo sempre delle offertine, cioè trovo sempre delle occasioni, delle cosine che costano poco, quindi le compro. Adesso io la sto aspettando perché lei viene fino a qua in autobus, poi da qui e andiamo in macchina. Non so perché ho le labbra super secche. Comunque ne approfitto adesso che lei non c'è, adesso quando arrivo andiamo a fare colazione al bar, per farvi vedere, cioè in questi video vi sto facendo vedere tutte le mie vecchie abitazioni. Manca quella dove sono cresciuta, dove c'è adesso mio padre, la mia casa dove vivevamo tutti insieme. Manca quella e ve la farò vedere magari più avanti, quando andrò a trovare mio padre ve la faccio vedere magari. Comunque adesso sono qui a Funo di Argelato e io abitavo qua insieme a due delle mie sorelle. Insomma, dopo che è venuta a mancare mia mamma, abbiamo deciso di venire qua, abitare qua da sole. E praticamente qua vicino c'è il lavoro, lavoravamo tutti e tre insieme lì dentro. Io e un'altra mia sorella già da un paio di anni non lavora più, io da settembre, e mentre l'altra sorella lavora ancora lì. E sono proprio parcheggiata davanti alla mia vecchia casa, adesso ve la faccio vedere. È vecchia da fuori, ma dentro era appena stata ristrutturata, era molto molto bella e ci piaceva tantissimo. Poi sai, era la nostra prima esperienza di andare a vivere da sole, così comunque ci siamo trovate molto bene. E poi man mano ognuna si è sposata, ognuna si è fatta la famiglia, quindi man mano ce ne siamo andati via tutte. E anche i proprietari erano carinissimi, infatti loro erano molto dispiaciuti del fatto che saremmo andate. Comunque vi faccio vedere. Questa qui è la palazzina. Allora, quello è il portone, sali, quella era la finestra della mia camera, poi dall'altra parte c'erano le altre finestre, quelle là sono del ragazzo che abitava di fronte a noi e poi basta, c'era la signora lì, non c'era più nessuno. Eccola che arriva. Eccola! Allora ragazzi, aggiornamento delle 10:28, qui c'è anche mia nipote, ciao! Allora, praticamente il genio qui presente ha dimenticato la busta con dentro la piastra, i trucchi, tutte le cose che mi serviranno per dopo con lei. E quindi da lì abbiamo fatto colazione e siamo tornate a casa a prenderle. E dato che siamo qui vicino a casa mia, ho detto andiamo da Decathlon, che è là, e andiamo a vedere se riesce a trovare un paio di scarpe qui, piuttosto che al mercato, che magari qua si riesce a trovare qualcosa anche di più comodo. E quindi siamo venuti qua. Se troviamo qua, niente mercato. Se non troviamo, dobbiamo andare al mercato. Quindi ragazze, veloce, andiamo. Allora ragazzi, siamo uscite. Ciao! A quanto tempo? Ci siamo incontrate. Siamo uscite, abbiamo preso, finalmente abbiamo trovato le famose scarpe. Un mese che le trova. Dovevo esserci io. E adesso non sappiamo cosa fare. Consiglio? No, non potete risponderci. No, ci risponderanno quando vedranno il video. Ma chi non è di Bologna, comunque vieni qua, vieni. Arrivo. Andiamo da Decathlon, che guardo io se trovo un paio di stivaletti carini per me, ormai che ci siamo. E basta, poi dopo andiamo, non lo so, magari andiamo in centro, dai, andiamo in centro a fare un giretto.
storia. Allora, ho deciso. Oh. Allora, dai, sto video devo fare io. Allora, abbiamo il video, ragazzi, mi ha rubato la scena. Ok, abbiamo deciso, cioè ho deciso di andare prima a prendere un caffettino, ci diamo una svegliata, sai, da piscia. E no, poi no, io nel mio canale non parlo così, si piscia. Urina? No, sai, io devo fare la pipì. Questo linguaggio. Taglia la sta parte. No, cioè, io lo metto. No. Vabbè, comunque. Adesso facciamo un attimo un McDrive per una bottiglietta d'acqua. Ma stai scherzando? No. Prendi dei panini, giusto? Vuoi panino? Cioè, pranziamo tra un po', io sono a dieta. Una bottiglietta d'acqua naturale. Vuoi qualcosa? No. Sì, grazie. Anche a loro gli è sembrato strano che una persona va al McDrive per una bottiglietta. Anche a lei, anche a lei ci è rimasta male. Una, ciao. Un euro. Ero entrata per prendere l'acqua, poi sono uscita, mi sono dimenticata dopo che ero in macchina. Ma smetti, sto dicendo delle gran cavolate, ragazzi. Poi se sta cosa non le mette nel video, ve le metto io. Dovete vedere la realtà di Saida. Ciao, grazie. Ciao. Comunque, parliamo di cose serie. Adesso andiamo a mangiare da chicken. Ah, perché mangiare è più serio di parlare di una giacca? Sì. Dopo andiamo dal dentista. Alle 2:30 devo andare dal dentista che mi vede dopo l'intervento. Si spaventa? No, mi ha già visto. E poi andiamo a preparare questo. Allora, lei ha detto che vuole cancellare tutto. Quello che sto facendo ha detto che è inutile. Quindi, ragazzi, vi saluto. Mi sta facendo male al cuore. Vi saluto, non faccio più niente. E non mi riprende più, capito? Voglio il consenso. Cioè, addio, amici. Addio, non piangere. Cioè. Ragazzi, finally abbiamo parcheggiato la macchina nei parcheggi sotterranei, adesso andiamo su, in centro. Fai due scalini! Dai! Ok, adesso andiamo a mangiare. C'è la mia pasta! Siamo andati prima da un altro e l'abbiamo trovato chiuso, ci siamo fatti tutte le dipendenze. Correndo, perché lei corre? Perché se ne... Perché io non voglio mai essere in ritardo, però ci sono sempre. Capito. Sei pronta a mangiare? Allora, ragazze, aggiornamento delle tre. Dato che Saida non vuole farmi fare, io lo sto facendo dal mio telefono. Allora, dai. Allora, intanto abbiamo comprato questi qua. Lei rosa e io nero. E poi adesso stiamo andando alla macchina. È arrivata l'ora di andare a casa a preparare Umi. Io sono andata dal dentista e mi ha messo questo elastico da tenere, questo lo dovrò tenere tutto il giorno. Lo dovrò tenere, occhio, visto? Allora, adesso le sto facendo le sopracciglia. Questa è già stata fatta.
Non è vero, questa è la mia naturale, questa è quella che mi ha fatto Saida. Ok, adesso continuo a fare le sopracciglia e poi passiamo ai capelli. Sono a casa di mia nipote, cioè di mia sorella. Quanto sei stupida! Hanno i termosifoni rotti e si muore dal freddo, quindi io avevo tolto la giacca, ma è impossibile, quindi mi sono messa la giacca. Starò tutto il tempo con la giacca perché si muore dal freddo. Adesso faccio i capelli a mia nipote. Oh mio Dio, Russia! Cosa? Siamo in Russia! Ah, infatti! Ragazzi, c'è freddo! Adesso le faccio i capelli. Umi, fatti vedere. Allora, la nipote è pronta. Allora, lei l'ho preparata, è tutta pronta, è perfetta, è tutta sistemata. Io invece sono una barbona. Dai, mettiti la collana, se arriva è giù che ti aspetta, ti ammazzo, te lo dico. Comunque, ragazzi, ho finito, l'ho truccata, ho fatto i capelli. E adesso vado a casa. Guardate, adesso vado a casa e porto da mangiare Josef e Nora. E basta. Ce la posso fare. E basta, quindi, ragazzi, ci vediamo dopo. Se non dopo, ci vediamo domani. Che a casa c'ho un sacco di cose da fare, di pulizie, e quindi dipende a che ora arrivo a casa. Quindi ci vediamo. Puoi salutare le tue amiche? Ciao! No, vi vorrei fare vedere l'altezza. Ciao, miei fan. Buongiorno a tutti, rieccomi. Allora, oggi è domenica, riprendo il vlog solo oggi perché ieri era sabato, ho fatto una giornata di solo pulizie, ho pulito tutta la casa. Infatti ho pensato di fare un video a parte delle pulizie, se no sarebbe venuto troppo lungo. Mentre oggi finisco il vlog, quindi di venerdì. Oggi è domenica, sono le 11, noi ci siamo svegliati già da prima. La casa è già pulita ovviamente, perché ieri ho fatto le pulizie. E niente, io sono raffreddatissima perché Nora mi ha attaccato il raffreddore. Quindi ho la faccia tutta gonfia, il naso gonfio, il naso chiuso, la gola, tutto. E sto già facendo il pranzo. Oggi farò il risotto con zucchine e taleggio. Io vi dico la verità, non l'ho mai fatto e il taleggio io l'ho mangiato sempre, magari al ristorante, così non l'ho mai fatto a casa, quindi questa sarebbe la prima volta, però non penso che sia poi così difficile. Comunque ho messo qua l'acqua con... pensavo di avere il dado per fare il brodo da aggiungere, invece non ce l'avevo, quindi ho improvvisato, ho dovuto mettere il soffritto che avevo in freezer con un po' di sedano, carote, eccetera. Nella padella qui ho messo il burro e fra un po' ci vado a mettere la cipolla e le zucchine che ho tagliato così piccoline e ce le vado ad aggiungere. Cioè la cipolla non è cipolla, è lo scalogno, perché non ho la cipolla, e vado ad aggiungerli. E poi qua ho già preparato il burro e il taleggio per mantecare dopo. E
E basta, quindi vediamo anche com'è questo taglio, perché l'ho preso all'MD, quindi non so com'è. All'MD non l'ho mai preso. Quindi adesso lascio qua tutto che si cosa e io vado a piegare quella montagnetta che sono i panni da cucina che mi stanno aspettando. Non capisco perché sembra che ci abbia un buco qua, ma in realtà no. Vabbè, devo farmi le sopracciglia, però come sapete le sto facendo crescere, quindi faccio un po' paura, ma non vi preoccupate perché dopo me le farò. Comunque adesso piego tutta questa montagna di roba. Nora ovviamente contribuisce a tenere la casa in ordine, vero Nora? Ieri ho, oltre che pulito tutto, sistemato anche tutto il casino che c'era. Infatti ho messo tutta la roba qua che oggi dovrò portare giù. Tutta questa, tutti questi sono vestiti che ho scartato, cioè che non voglio più. Comunque ragazzi, ci vediamo dopo, che magari vi faccio vedere il mio giorno sul pranzo. Allora ragazze, se sentite un casino, c'è Nora che sta facendo l'aerosol. L'ho fatto anch'io prima. Mentre facevo l'aerosol mi sono dimenticata che avevo le zucchine nella pentola, quindi si sono un po' abbruttolite, ma niente di grave. Comunque, per chi non volesse sfumare il risotto con il vino, si può sfumare con l'aceto di mele. Infatti io lo sfumo sempre così. Ovviamente è diverso, il sapore che darà il vino è diverso da questo. Comunque, un tappino o un cucchiaio e sfumo il risotto. E poi dopo inizio a mettere il brodo, così si cuoce, se riesco ad aprirlo. Allora ragazzi, una volta cotto ho aggiunto il burro e il taleggio ed è venuto così. Ha un profumo buonissimo. Quello che vedete sono arancioni, sono i pezzi di carote che c'era nel soffritto. Qua. Comunque, adesso lo impiatto e mangiamo. Allora ragazzi, sono le 3:40, quasi 45, e abbiamo deciso di andare un attimo fuori perché inizialmente dovevamo andare solo per raccogliere dei rami dell'albero, perché vorrei fare un lavoretto con Nora, vorrei fare un lavoretto da portare alle maestre. Lei ha due maestre, quindi ne facciamo due. E così metto un po' a lavorare Nora, facciamo questa cosa qui, quindi c'è bisogno di andare a raccogliere i rami. Potevo farlo io, però ci tengo che lei lo faccia insieme a me, cioè in senso che lo faccia dall'inizio, quindi raccogliere i rami e tutto. E poi niente, tornavamo a casa a fare, solo che volevo fare anche il tiramisù, ma ho visto che non c'erano le uova per il mascarpone, quindi abbiamo deciso che usciamo tutti, andiamo a prendere le uova, prendiamo un caffè, prendiamo i rami che ci servono e poi torniamo a casa. Quindi mi sono preparata, ma veramente, cioè, alla buona. Allora ragazzi, qua mascarpone si sta facendo, se lo vedete un po' sul beige perché ho usato lo zucchero di canna. Io qua invece vado a mettere il caffè e l'altro si sta facendo ancora qua. Io comunque il caffè lo allungo un po' con del latte e poi, sì, dall'alto verso il basso. E poi qua abbiamo i savoiardi. Adesso inizio a comporre, appena il caffè sale, inizio a comporre il nostro tiramisù. Allora, adesso iniziamo a fare l'alberello. Per fare l'albero, dai, le forbici, questi fiocchetti, pennarello, questo nastro, questo pezzo di cartone, la colla a caldo, i rami e poi questo qua che vediamo cosa ci servirà. Adesso iniziamo. Allora, abbiamo fatto una base. Sì, perché quello... Abbiamo fatto una base. Per l'albero. Si appoggia. Questo qua devo tagliare. Sì, perché per l'albero
Ok, quello lì l'ho tagliato. Allora ragazzi, sono le 9:40, non vi spaventate, sono sempre io, semplicemente ho fatto la doccia e quindi ho tenuto questo qua per tenere la testa calda, appunto perché sono raffreddata, e io mi sto facendo una tisana con zenzero in polvere, miele e limone, farà alquanto schifo, però magari mi farà stare un po' bene. E vi volevo far vedere il tiramisù e l'alberello e poi vi do la buonanotte che finisco il video, sennò questo video diventerà tipo 50 minuti. Allora, questo è il tiramisù che è stato in frigo, come potete vedere, così. E non capisco perché questa parte è diventata così, questa qui è rimasta in polvere. Che dici, te lo vuoi? Com'è? Mentre qua c'è la mia tisana schifosissima, che però io dovrò bere per stare meglio. Invece questo qua è l'albero. L'unica cosa che con il flash si vede tantissimo è la colla. Joseph, guarda la colla. Hai visto? E quanto ne hai messo? Che ti dicevo di meno? Si vede tantissimo con il flash. Senza flash si vede, non si vede. Senza il flash non si vede. Hai visto che prima non si vedeva? Comunque, questo qua è l'alberello. Abbiamo messo un fiocco sia di qua che di qua, così dove viene esposto comunque si vede. Però abbiamo fatto la firma di Nora. Allora, questa è Nora che si firma. Ha detto che ha sbagliato. Comunque questa è la firma di Nora e io ho voluto scrivere Nora così sanno che è il suo. Raffa, sì. E basta, quindi questo qua è l'alberello, dai, non è venuto maluccio. Allora ragazzi, il video è finito, io sono a letto, sono già pronta per mettermi sotto le coperte e niente, io vi mando un grosso bacio, grazie per aver guardato questo video e se non siete ancora iscritti, è la prima volta che guardate un mio video, se vi fa piacere iscrivetevi al canale qua sotto e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!